Ciao ragazzi! In questo periodo ho ricevuto moltissime richieste riguardanti le modifiche dei trasformatori a microonde, da utilizzare per le puntatrici fai da te. Ormai si trovano moltissimi video dove fanno vedere la solita modifica che consiste semplicemente nell'estrazione dell'avvolgimento secondario e viene sostituito con un cavo di grossa sezione. In un mio video precedente, ho utilizzato questa soluzione, che rispetto ad un normale trasformatore, riesce ad essere molto più performante. La modifica di oggi è decisamente più estrema e performante, richiede 4 trasformatori con le stesse caratteristiche, quindi seguite il video, perché metterò alla prova tutti i trasformatori modificati e vedremo quali sono le reali prestazioni. Nelle varie prove che ho effettuato nel tempo, ho notato che pochi trasformatori si riescono a smontare facilmente. Quindi per ottenere buoni risultati, vi consiglio di smontarli tagliando la base. Dovete prestare molta attenzione a non danneggiare l'avvolgimento primario durante l'estrazione dal nucleo di ferro. Questo lavoro comunque vi porterà dei vantaggi per la pulizia dei nuclei e per creare i nuovi avvolgimenti. Thank you.
Il collegamento di tutti gli avvolgimenti è in parallelo, in modo da alimentare con 220 volt ogni singola bobina. Ogni avvolgimento secondario eroga circa 2,2 volt. Ho scelto questa soluzione per realizzare il trasformatore, per riuscire ad avere più possibilità di funzionamento. In questo modo, posso scegliere di utilizzare gli avvolgimenti separatamente. Se li metto in parallelo posso avere il massimo della corrente in uscita, oppure mettendoli in serie, per avere una tensione leggermente più alta e poter lavorare più a lungo, senza surriscaldare il trasformatore. Per effettuare il test utilizzerò un tondino da 5 mm di diametro e utilizzerò il cronometro per vedere in quanto tempo diventerà incandescente. Il trasformatore tradizionale per scaldare il tondino su una lunghezza di circa 4 cm ha impiegato 25 secondi. Il trasformatore modificato ha praticamente fuso il tondino in 16 secondi. Il trasformatore appena realizzato ha impiegato poco meno di 5 secondi per rendere incandescente il tondino. Adesso provo a vedere quanto tempo impiega a fondere la barretta di ferro su una lunghezza di circa 10 cm. Incredibile! Ha impiegato meno di 8 secondi. Le prestazioni di questo nuovo trasformatore sono davvero impressionanti. Oggi abbiamo messo alla prova tre trasformatori con capacità diverse, che in certe condizioni di utilizzo possono essere personalizzate, in modo da poter essere utilizzate in base alle proprie esigenze. Oggi ho fatto solo delle prove, per farvi vedere che si possono ottenere delle prestazioni elevate, anche con materiale di recupero. Ricordatevi sempre di utilizzare le protezioni adeguate e di avere le conoscenze per lavorare con la corrente alternata.